Hanno preso il via ieri sera e sono proseguite per tutta la scorsa notte le operazioni di messa in sicurezza del bombolone di gas che incombeva su Cenova. Ad operare nella frazione del comune di Rezzo è stata una squadra specializzata dei vigili del fuoco di Milano che ha bruciato parte del gas contenuto nel bombolone. Considerato che per bruciarlo tutto ci sarebbero voluti almeno tre giorni, questa mattina una volta alleggerito il grosso contenitore in ferro è stato deciso di spostarlo in zona sicura e farlo vuotare dalla ditta fornitrice che lo ha travasato su un apposito automezzo. In questo modo si è potuto dare il via libera alle ruspe per intervenire e eliminare il fango e i detriti che si erano accumulati nelle vie e nelle piazze del borgo in modo da poter far rientrare nelle loro case 20 delle 33 persone sfollate. Le altre 13 di otto nuclei familiari devono invece purtroppo attendere ancora in quanto le loro abitazioni sono nel centro della zona rossa. Nei prossimi giorni proseguirà il lavoro di imprese private con l'impiego di mini escavatori e quindi si valuterà un eventuale ulteriore intervento della protezione civile. Il sindaco di Rezzo Renato Adorno, se da un lato tira un sospiro di sollievo, dall'altro lato è furibondo per la carenza di fondi legati allo stato di emergenza. Adorno ha sottolineato che di fatto è stato firmato lo stato di emergenza, ma non è stato finanziato e per l'ennesima volta amministratori e cittadini si sentono presi in giro e abbandonati dal governo. Intanto la Proloco di Rezzo ha attivato un conto corrente per una raccolta di fondi a sostegno della popolazione di Cenova e anche per l'opera di ricostruzione messa in sicurezza. Fra gli interventi in programma, anche se possibile, il recupero di un si usa affresco che si trova su una delle pareti rimaste ancora intatte dell'oratorio semi distrutto dalla colata di fango dell'altra notte